Pochissimi giorni fa sono state diramate da Roberto Mancini le convocazioni per la nazionale italiana per le Final Four della Nations League che si giocheranno tra il 15 e il 18 di giugno e quindi ho messo tutti i convocati in una squadra in Serie A e mi sono chiesto: ma può la nazionale italiana competere a grandi livelli anche in campionato e magari vincerlo? Ma soprattutto in Champions League, una nazionale, una squadra così con tutti italiani potrebbe vincerla? E bentornati sul mio canale in questa nuova challenge un po' pazzerella, tutta per voi, solo per voi. Siamo con la nazionale italiana, li ho inseriti tutti quanti nell'Empoli perché è la squadra che ha le maglie del colore più vicino a quello della nazionale italiana, quindi solo per questo motivo. E in onore appunto delle convocazioni di Roberto Mancini ho voluto aggiungere tutti i nostri calciatori, tutta la nostra nazionale italiana in questa squadra per vedere se riescono a vincere la Serie A, se riescono a vincere la Coppa Italia, ma soprattutto se in Europa una squadra del genere può competere ad alto livello e magari andare a vincere anche questa Champions League. Ma andiamo ovviamente a presentare i giocatori, sono quelli della convocazione che già abbiamo visto, ma se nel caso vi lascio anche l'immaginetta di queste convocazioni, ai quali ho aggiunto anche Barella e Tonali. Barella perché sicuramente dopo la finale di Champions verrà aggregato e sicuramente farà parte dei 23 calciatori che faranno parte, che prenderanno parte alle Final Four di questa Nations League, dove andremo ad incontrare in semifinale la Spagna in una bellissima partita e poi eventualmente in una finale dove andremo ad incontrare una tra le vincenti di Croazia e Olanda, quindi una bellissima Final Four che si giocherà in Olanda e tra il 15 e il 18 di giugno. Quindi ragazzi, mi raccomando, inondate di mi piace questo video, questa challenge, per spingere i nostri ragazzi, la nostra nazionale fino in finale e magari anche fargliela vincere. Mi raccomando, vi do 5 secondi e io intanto aspetto. Se non lasciate io non parto, se non lasciate like non parto, no. Fatto? Benissimo, bravissimi. E allora vi presento la squadra, ma non ha bisogno di presentazioni, però ovviamente andiamo a fare Chiesa, Immobile, Berardi in attacco con un bellissimo attacco, un bellissimo centrocampo dove troviamo Barella, Jorginho, Verratti, una difesa che mi farà sicuramente acqua perché abbiamo degli overall molto bassi, ma soprattutto abbiamo dei rincalzi e dei sostituti che non sono all'altezza di questi overall, quindi sicuramente prenderemo tanti gol durante questa simulazione. Ma abbiamo Spinazzola a sinistra, Toloi, Bonucci centrali, Di Lorenzo a destra, Donnarumma in porta. Poi come sostituti abbiamo Meret, Baschirotto, Florenzi, Tonali, Pellegrini, Zaniolo, Reteghi, Raspadori, Gatti, Locatelli, Pessina, Cristante, Gnonto, Vicario, Zaccagni, Buongiorno e Frattesi. Quindi bando alle ciance, senza ulteriori indugi, buttiamoci subito nella partita amichevole per provare questa nazionale italiana. Ce la giochiamo contro il Brentford e vediamo come va. Nel frattempo proviamo questa squadra per vedere come gira, se gira bene anche su FIFA, se si riesce a fare anche qualcosina. È una bella nazionale, se prendiamo i vari reparti singolarmente siamo messi molto bene in attacco, con Chiesa da una parte, Berardi dall'altra, abbiamo anche Zaccagni, a centrocampo comunque abbiamo una bella selezione di giocatori con Barella, Verratti, Jorginho, Sandrino Tonali, tanti bei giovani, tanti bei calciatori, tutti belli affermati, anche se appunto hanno alcuni un'età molto giovane. Però se prendiamo la difesa, lì mi sa che abbiamo il punto debole di questa nazionale, non solo ovviamente su FIFA, ma anche nella realtà mi sa che c'è bisogno di una sostituzione,
di generazionale, ovviamente, e la stiamo più o meno avendo con Gatti. Magari Baschirotto potrebbe diventare sicuramente una bella entrata, una bella new entry di questa nazionale, se continua magari su questi livelli come ha dimostrato in questa stagione con il Lecce. Ci sono tanti giovani, c'è Scalvini che però appunto aggregato anche lui all'Under 21. Stiamo sostituendo quella vecchia generazione, però per il momento non siamo ancora a livelli altissimi, soprattutto in difesa, non siamo ancora a quei livelli. Però se pensiamo che la nazionale italiana era conosciuta appunto maggiormente per la difesa, e vedere Maldini, vedere Nesta, vedere, non lo so, Cannavaro, comunque quei difensori lì facevano veramente paura. E adesso ritrovarci contro, per carità, con tutto il rispetto parlando ovviamente, contro Loi, Bonucci, questo Bonucci qui che non è sicuramente il Bonucci di qualche anno fa, fa un po' impressione, in senso negativo ovviamente. Ci serve ricreare quella generazione di difensori che faceva paura a tutti, a tutto il mondo. Bastava incontrare quei difensori lì per sapere che eri spacciato. Tutti gli attaccanti, secondo me, avevano paura di quella difesa lì. Invece adesso facciamo ridere i polli. Qui su FIFA però magari si può fare bene. È vero che abbiamo una sola stagione, andremo a simulare una sola stagione, quindi non cresceranno più di tanto i giovani, però secondo me qualcuno verrà rimpiazzato presto, tipo Bonucci. Secondo me non giocherà tantissime partite, ecco. Ne potrà giocare di più magari Gatti, che è quello più pronto a livello di overall. Poi Bonucci ha tanti anni sulle spalle, quindi secondo me è in caduta libera con l'overall. Però per gli altri, per quanto riguarda gli altri reparti, secondo me rimarranno un pochino così. Anche se per esempio Gnonto secondo me giocherà poco. No! Bonucci! Ma no! Mi fa autorete così! Ma no! Bonucci, dai! Ma va bene, comunque dicevo, negli altri reparti dubito che ci saranno capovolgimenti di fronte per quanto riguarda la titolarità, anche perché per esempio ci sono ruoli che giocheranno poco, tipo Zaniolo, che è registrato come AT, ma noi gli AT non ce l'abbiamo in questa formazione. Pellegrini, che è registrato come COC, ma COC qui non ne abbiamo. Intanto segna Barella, bravissimo, bel gol. Dubito che qualcuno riuscirà a trovare molto molto spazio, anche se meriterebbe appunto spazio, però le posizioni sono quelle, e purtroppo durante le simulazioni l'allenatore in seconda non è che riesce a gestirli proprio in maniera ottimale i giocatori fuori posizione. Però chi lo sa, io spero che faccia bene questa nazionale, sia in questa simulazione ma soprattutto in questa Final Four di Nations League. Facciamo qualche cambio. Allora, Immobile sta facendo un pochino schifetto, quindi mettiamo Retegui, mettiamo Pellegrini al posto di Berardi, Tonali al posto di Giorginio. Non abbiamo un centrocampista centrale però per cambiare, Florenzi lo mettiamo al posto di Spinazzola, Baschirotto al posto di Bonucci, per carità, anche no. E dai, sì, mettiamo anche Meretta al posto di Donnarumma, tanto siamo in amichevole, chi se ne frega. Oh, mi raccoglio, non facciamo ste scemenze, per favore. Bravissimo, va Pellegrini,
Pellegrini, Pellegrini, ancora Pellegrini, Pellegrini, si accentra Pellegrini col mancino, mannaggia la miseriaccia, fuori di pochissimo, però subito appena entrato è prima occasione per Pellegrini, per la nostra Italia, per portarsi in vantaggio, ma non ci riesce, e ancora Pellegrini, il passaggio è sbagliatissimo però, mamma mia, attenzione, Toloi... Attenzione, si fa saltare anche Baschirotto, Florenzi però ci mette una pezza. Toloi, Toloi, mamma mia, no, Toloi per favore no, Toloi per favore no, Toloi non sbagliare più, non sbagliare più, ti prego. Attenzione Di Lorenzo, bravissimo, Baschirotto, spazza via. Dai che manca poco, Florenzi, dai andiamola a vincere questa partita. Verratti, vede l'inserimento di Pellegrini sulla fascia, e poi per Barella, e poi di nuovo Verratti, Verratti, Verratti col mancino, all'angolino basso, sul palo lungo, porta in vantaggio questa nazionale italiana, in questa amichevole, tutta speciale, per la prima volta una nazionale incontra una squadra di club. Ed è, va bene così, dai, è finita ormai, 2-1, per me, anzi, lasciate ovviamente il vostro pronostico qui sotto nei commenti, per me, un secondo posto può tranquillamente arrivare con questa nazionale in campionato, si può sicuramente tranquillamente arrivare anche in finale di Coppa Italia, ma qui... su questo FIFA le coppe nazionali sono un pochino buggate, quindi dubito, e in Champions forse si farà un po' fatica, ma secondo me un quarto di finale lo si può raggiungere tranquillamente. E quindi andiamo al calendario per la prima parte di stagione. Ah, tra l'altro ragazzi, l'ho messa anche in Champions, ovviamente nel girone della Juventus, sostituendo la Juventus, quindi abbiamo Paris Saint-Germain, Benfica e poi non so che squadra sia questa, la andiamo a vedere subito. Ah, l'Università de Cluj, va benissimo, quindi andiamo fino al 3 di gennaio e vediamo questa nazionale in campionato, in Serie A, che cosa può combinare. Partiamo ad agosto con Spezia e Napoli. Un bel avvio, un bel avvio. Però vediamo come, che risultati ci portano. Vittoria contro lo Spezia. Contro il Napoli c'è il primo test. Bello, bello, un'altra vittoria. 2-1, buona. Arriva una vittoria anche contro il Lecce, col Paris Saint Germain addirittura si vince anche contro di loro, 2-1, si perde contro il Monza però, si sta iniziando a calare forse, No, ci siamo ripresi subitissimo contro la Salernitana, pareggio contro la Samp, 2-0 contro il Cluj, contro la Lazio si vince, contro il Milan si pareggia, ma si vince anche contro l'Atalanta, contro la Juventus si pareggia. Attenzione perché si sta mettendo molto molto bene questo avvio di stagione, si vince anche contro la Roma, si pareggia contro il Paris Saint-Germain, siamo passati sicuramente, nonostante questa sconfitta, siamo sicuramente passati dai gironi di Champions, si esce contro il Pisa immeritatamente, clamorosamente, Coppa Italia che resta bestia nera di qualsiasi simulazione comunque, Nessuno è riuscito a vincerla per il momento, e si pareggia contro l'Inter. Vediamo com'è andata questa prima parte di stagione. Allora, classifica 3-2-1. Secondi, 42 punti, 2 punti di distacco dal Milan primo, 1 punto di vantaggio sull'Inter, si sta andando molto molto bene, si sta andando molto molto bene ragazzuoli. Allora, Coppa Italia, perché siamo usciti col Pisa? Perché siamo passati? Come abbiamo fatto a perdere col Pisa? Non lo so, ma va bene comunque. In Champions invece... addirittura da primi siamo passati ragazzi, sopra il Paris Saint Germain con un punto di vantaggio, benissimo. Agli ottavi di finale siamo capitati contro il Borussia Dortmund, ottavi di finale che si completano così con Paris Saint Germain City, Sporting Inter, Barcellona Lipsia, Chelsea Atletico, Ajax Milan, Porto Liverpool, Real, Tottenham. Bene. Allora, a Brosa, giusto per vedere chi è il nostro il nostro bomber, e Ciro Immobile con
12 reti in 25 presenze, abbiamo 7 gol in Serie A, un po' pochini se contiamo le 19 presenze, e 5 gol in Champions in 6 partite, quindi abbiamo Mister Champions qua. Barella 9 gol, Berardi 9 gol, Chiesa 8, Spinazzola 2, Florenzi 2. Mentre uomo assist abbiamo Barella con 9, benissimo, Barella sta andando fortissimo in questa prima parte. Poi un po' pochini, Verratti 3, Berardi 3, Chiesa 3, Immobile 2. Si sta andando molto bene. Allora, perché Spinazzola ha 7 reti inviolate e Donnarumma 6? Perché? Cioè, come fa Spinazzola ad avere 7 reti inviolate in 26 presenze e Donnarumma 6 reti inviolate con 26 presenze? Addirittura un assist per Donnarumma in Champions. Addirittura. Va bene. Comunque, sta andando molto bene questa prima parte. Però continuiamo, calendario alla mano, si arriva fino al 15 di giugno. Tra l'altro, col Borussia è una bella sfida, si può passare tranquillamente. Quindi, 15 giugno, come da tradizione, io mi faccio i fattacci miei e ci vediamo alla fine per non rovinarmi la sorpresa. 15 giugno raggiunto, finale di stagione raggiunto. Rendimento bassissimo da esonero, e mi chiedo il motivo. Allora, abbiamo l'Empoli, ha vinto il campionato. Questa nazionale è capace di vincere il campionato in Italia con 84 punti, pari insieme al Milan, che però forse per scontri diretti vince questo campionato, con 25 vittorie, 9 pareggi, 4 sconfitte, 79 gol fatti e quindi terzo attacco migliore di questo campionato, 46 gol subiti, quindi siamo la 1-2-3 quarta miglior difesa, quarta miglior difesa insieme al Napoli. E direi che in campionato siamo andati abbastanza bene, ragazzi, molto molto bene. Quindi vittoria del campionato, ma in Champions secondo me le cose sono andate un pochino male. Abbiamo il Real Madrid che vince 1-0 sul Liverpool in Champions League, ma noi ci siamo fermati sicuramente agli ottavi di finale. Sì, contro il Borussia Dortmund arriva la sconfitta per 2-1. Borussia Dortmund che vince poi anche i quarti di finale contro l'Inter per 3-2, ma è costretta a fermarsi in semifinale contro il Liverpool per 4-3. Quindi ci è andata male, ci siamo fermati agli ottavi di finale. Quindi questa nazionale italiana sarebbe capace di vincere la Serie A, ma in Europa fa molta fatica. Il miglior marcatore della Serie A è Vlahovic con 24 reti in 38, poi abbiamo Berardi quarto con 21 gol in 36, e per trovare Immobile solo 12 gol in 38 giornate, solo 12 gol, non me l'aspettavo. Barella addirittura ne ha fatti 14, mamma mia. Miglior assist man troviamo Chiesa con 10 al terzo posto, Barella con 9 al quinto, Berardi 7 assist e quindi al dodicesimo posto. Reti inviolate troviamo Donnarumma al settimo posto con 7 reti inviolate su 38 partite. Va bene, e in Champions come siamo andati? In Champions niente, noi non ci siamo proprio da nessuna parte, Va bene, allora a Brosa, vi vediamo da qui i nostri migliori giocatori. Allora abbiamo Berardi con 25 gol totali, Immobile 17, Chiesa 15, Barella 14, mentre miglior assist man abbiamo Barella 12, Chiesa 10, Berardi 9. Bene,
Bene, bene, bene. Ma in Champions? In Champions abbiamo 3 gol per Berardi, 5 per Immobile che ha fatto solo quelle durante i gironi, 3 gol anche per Chiesa, 3 assist per Barella. Beh, diciamo che siamo andati benissimo nei gironi, ma poi è vero che abbiamo fatto un solo gol contro il Borussia, però mi aspettavo qualcosina di più, sinceramente. Mi aspettavo qualcosina di più, eppure il Borussia mi sembrava fattibilissimo, fattibilissimo per passare. Però sfortuna probabile, probabile, probabile. Ma va bene così, ci fermiamo qui, ragazzi. Io vi do appuntamento ad un prossimo video, ad una prossima challenge. Mi raccomando, mi piace, commentate, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per non perdervi nessun altro contenuto, perché in queste challenge mi stanno piacendo veramente parecchio, quindi ne porteremo anche tante nel corso di questi giorni. Detto questo, ragazzi, vi do appuntamento ad un prossimo video e quindi noi ci vediamo lì. Ciao ciao ragazzi.